Buongiorno. Stiamo andando a casa della mamma e del papà di Andrea, che c'è anche Sara e Marco. Non c'è tuo papà? È in Veneto? Sabato è partito. Perché? Cose che non sapevo. Vabbè, comunque stiamo andando lì per Pasquetta, perché oggi è lunedì. Quindi siamo tutti tutte donne. No, che cosa sto dicendo? A meno che Andrea non è una donna. Andrea è stato così carino che mi ha comprato due uova di Pasqua. Uno della Kinder, che è tipo dopo 80 anni finalmente riesco a rimangiarmi l'uovo della Kinder. E niente, quindi appena arriviamo a casa li apriamo. Vi faccio vedere la mega tavola che con sopra gli ovettini. Gli ovettini! Oh, che carini! Gnam gnam, noi mangiamo adesso. Vero, mangia letto. Guarda cosa ha messo sugli uovi mia mamma. Wow. Sai cos'è? Sono dei fiori commestibili. Di che cosa? Cioè, non l'ho fatto vedere gli altri, è già finito. Rosmarino. Oh, no. Sono i fiori del rosmarino. È vero. Io ho deciso che farò tipo un mix di fragole, panna e sopra questo sbriciolato. Oh, almeno le aperture sono un po' più comode di quando ero piccola. No. Cioè Priscilla. Perché io da piccola dovevo essere chiamata Priscilla anziché Gloria. E quindi guardavo Calimero. Ma male che ti hai chiamato Gloria. Vero? Calimero, Calimero. Oh, siamo tornati a casa. E io ho aperto l'uovo, quello che mi ha portato Andrea della Bauli. E dentro ci ho trovato lo squalo. Squello. Squale. Squello. È bellissimo. Non ho mai ricevuto così tanti uovi in vita mia. Perché da piccola. Davvero? Non si usava da me dare tutte queste uova come adesso. 800 uova. Uovi. Magari il massimo. No, vabbè, arrivavo tipo a Creto. Ma qui c'è una testa. Che figo! Daglielo a Isa. Buonasera! Noi adesso ci guardiamo The Walking Dead e Grey's Anatomy. Sto pensando agli zombie di The Walking Dead. No. Anzi, The Walking Drunk. No, fai quello di The Walking Drunk, prima girato e poi guarda se gira così. No, non è così, prima cammina e poi fa. Fa così. Isa mi ha fatto dei ritratti. Allora, il primo è questo, molto molto bello, sono in posa molto sexy, tipo sembro quella di Titanic, Rose. E qua invece ero in piedi da modella. Molto bello perché mi ha fatto anche i capelli, vedete, a metà misura. Guardate me. E questa invece è Isa. Questa è Isa seduta su questo puff. E poi Isa in piedi, versione modella. Sì. Sei molto contenta? Sì. Esci. Lentamente. Vai, amore. Buongiorno e buon martedì. Un attimo che stoppo la tele, che sennò non sentite niente. Io sono stata ancora male stanotte, infatti non ho registrato fino adesso perché ero ancora un po' scombussolata. Poi mi sono anche preparata che è arrivata mamma, dobbiamo uscire con Michele che devono fare delle commissioni, io vado con loro. Giornata un po' noiosa, però sono stata davvero davvero male stanotte, infatti domani volevo andare oggi dalla dottoressa ma non c'è, fa degli orari tipo assurdi. Stavo talmente male stanotte che stavo per andare all'ospedale, però ho fermato Andrea perché ho pensato inutile che ci vado con tutte le ore che stiamo ad aspettare. Per fortuna dopo un'ora è passato, è stata l'ora più lunga di tutta la mia vita, sono stata davvero malissimo. E voglio capire perché non ho mai sofferto di questo dolore, è una cosa nuova, io ho pensato fosse un principio di ulcera, o che ne so, fosse comunque il nervoso. Faccio proprio fatica a urlare, a ridere, a parlare forte così. Nel frattempo mi sono arrivati dei pacchi Deborah, che ho già aperto, e sono Deborah e Debbie, le terre per il contouring, queste qui. Poi questa qua che è un'altra colorazione, ne ho già uno, l'ho già usata, che è un filo più chiara. Questa qua del contouring, scusate, le altre erano terre. E questi due che sono gli smalti gel effect extra tenuta, uno color Tiffany e l'altro un fucsia scuro. La Sun Experience Bronzing Powder, che è tipo questo tris di colori, esatto. Ho detto tris ma non ero convinta fosse un tris. E poi c'è questo qui che è il Blush Experience Multicolor, anche questo super super carino. Poi ci sono questi due che sono i Kiss My Lips, che sono fatti in questo modo tipo a spirale, bellissimi.
di questo li devo spaccare, che sono fatti tipo a spirale. Poi tutti i rossetti della collezione, sempre Kiss My Lips, un sacco di colorazioni, tra l'altro questa che è bellissima, si chiama Rose Nude. Bellissimo, mi piace un sacco, lo provo subito. È il numero 80, Rose Nude. Bello, mi piace. Nel frattempo siamo al lobby, o anche Nobby. E stavo guardando queste bellissime extension di color un po' più scuro, quindi dovrò magari decolorarle. Però cosa dici? Stanno bene. La canapa pettinata. Nel frattempo ho chiamato la dottoressa e mi ha consigliato di andare all'ospedale a farmi visitare perché non è sicura di quello che potrebbe essere. Gli ho chiesto se potevo sospendere la pillola perché praticamente, come vi ho detto, sono stata male e ho avuto dei forti dolori al petto e non solo una volta, ma praticamente sono quattro notti, tre quattro notti che soffro, mi sveglio e urlo dal dolore. Proprio mi prende questa parte qua, la bocca dello stomaco, mi prende tutto il petto, i polmoni, faccio anche fatica a respirare e non riesco a star ferma perché ho tutte queste fitte, come se ho una bolla enorme che si espande sempre di più. Buongiorno, siamo appena stati, sto mangiando, intanto ho finito adesso di mangiare un biscottino alla pasta di mandorle. Siamo appena stati alla dottoressa, c'erano 15 persone. Niente, ho deciso che domani andrò dalla ginecologa direttamente perché è assurda questa situazione. Comunque, perché non abbiamo tempo da perdere oggi, c'è a casa Andrea, dobbiamo fare un sacco di cose, quindi non possiamo perdere tutto il tempo ad aspettare le 15 persone che si muovono dalla dottoressa. Adesso sono qua davanti all'ottico, che devo ritirare i miei occhiali. Vi faccio vedere un amicone simpaticissimo. Andrea, mostraci il nostro amico. Il nostro amico Ciucchino. Ci sono le sbarre troppo strette, sennò ti salutavo. Ciao Dudu. Ciao. Oh. Ciao Dudu. Ecco qua gli occhiali che sono andata a ritirare, sono stupendi. Mi piacciono tantissimo perché la forma è quella che volevo io già da un botto di tempo, che non avevo trovato la prima volta che ho preso gli occhiali, quelli neri, che tra l'altro in molte mi avete chiesto che occhiali sono. Sono quelli di Emporio Armani, ma non mi piacciono, non mi sono mai piaciuti, cioè erano troppo quadrati per il mio viso. Questi qua mi piacciono perché sono un po' più morbidi, più tondi e sempre questa forma un po' da gatto. E sono tartarugati, come vedete, e mi piacciono tantissimo. E questi qua sono di Vivienne Westwood. E guardate la sua confezione, che figa il portaocchiali. Oh, che sciccheria! Sono fatti apposta per Gloria, viola e oro. La zampettina con l'artiglio che tiene la stanghetta, che è fichissima. Eccola qua. Niente, mi piacciono davvero tanto tanto tanto. Approvi? Non sembri molto convinto, Bib. Non approvi? Te lo frega un cavolo. No vabbè, sembro nonna Pina. Sono le tagliatelle. Siamo appena tornati, nel frattempo mi sono mangiata tipo una... Dov'è? Una biella intera di fragole... Fragole, mirtilli e banane. Ma quando dica la gente mi sono buttato la prima roba che ho trovato addosso, no? Cioè tipo i trucchi, arrivano i trucchi, apre la scatola. Aspetta. Apre la scatola e dice facciamo l'unboxing di questi trucchi. Oh, mi butta addosso qualcosa, cioè li lancia e fa. Ma tutto il trucco come è fatto? Com'è che fa con le gambe? Guarda, tipo sembri quello di una settimana da Dio quando si spoglia. Sono le prime cose che ho trovato addosso. Beh, io non c'ho parole, il comico doveva fare Andrea. Mi lavi i pennelli? Oh là, alla fine non ho lavato i pennelli, ma mi sono struccata e ho risposto ai commenti. E Andrea nel frattempo ha preparato la pappa. Vi faccio vedere che cosa mangiamo. Ah, mi devo fare l'insalatona. Vabbè, ce ne avevamo? Buone, focaccine. Ho preso il salmone col riso. Andrea si è fatto invece i filettini di salmone con la vodka, giusto? È la vodka? Vodka, peperosa e erba cipollina. Poi lui si sta mangiando questi qui che non mi ricordo mai come si chiamano. Come triglie. Si chiamano? Eh? Triglie di fango. Triglie. E poi io invece ho i miei buonissimi spiedini. Quindi adesso mangiamo. Buongiorno, non fate caso ai miei capelli a modalità sacchiamoni. Sto facendo colazione non molto healthy perché sto mangiando il Loacker. È la fissa del momento, quindi latte e Loacker. No, ho chiamato la ginecologa e volevo tenervi aggiornate. In sintesi, niente, domani mattina avrò la visita, e già che ci sono faccio proprio la visita ginecologica, che è più di 3 anni che non la facevo.
E infatti mi ha un po' cazziato al telefono, giustamente perché sono passati più di 3 anni e un controllo va fatto, quindi te vado anche a fare la visita. E vediamo se mi riesce a prescrivere sti benedetti integratori senza che continuo con la pillola, perché come vi ho detto oramai l'ho interrotta, infatti sto dormendo benissimo, non mi sveglio più con i dolori al petto e niente, sì, era la pillola, mi stava creando un coagulo, quindi ho rischiato, quindi meno male che l'ho smessa. Adesso faccio colazione, mi preparo. Oggi è il compleanno del papà di Andrea e stasera andiamo a mangiare al Liro perché loro non ci sono mai andati, e quindi anziché andare ai soliti posti, poi comunque io non mangio più carne da 2 mesi. Sto evitando solo la carne, che non è che andavo già matta di, cioè non è che andavo matta già di mio. Però col fatto che comunque mi appesantiva troppo, stavo anche troppo male, facevo fatica anche a digerirla, l'ho proprio evitata e sto nettamente meglio. E quindi niente, praticamente andiamo a mangiare il pesce. Quello proprio non lo levo perché mi piace troppo. Dovevo girare anche un video perché volevo fare l'Ask Gloria, quindi magari mi trucco e faccio un Ask Gloria, che ho un po' di domande che mi avevate fatto, quindi... Sì, mi sa che faccio l'Ask Gloria. Beh, ma voi forse l'avrete sicuramente già visto. Buon pomeriggio. Io intanto nel frattempo ho pulito casa, mangiato, lavato i capelli, fatto la doccia, truccata, Andrea ha dormito. Non mi ha Oh mio Dio, non mi ha ripreso niente. Perché ho fatto tutte queste cose. Adesso stiamo uscendo a prendere... Perché il vero traguardo... A prendere una molla per Michele, giusto? E poi alla Decathlon. Cosa ridi? Guarda che faccia che c'hai! Anch'io non voglio una Fisherman Friends. Oh, ma compratele! Tu me le compri, però mangio le tue. Come Cioè, si me le chiamano? finisci? Una Fisherman Friends, la No, parola più devi forte. dirla come la dici di solito. Fisherman Friends. Fisherman Friends. Comunque ho messo su Just Like a Drop. Proviamo questo secondo test di questa seconda settimana. E vediamo. L'effetto sulle labbra è quasi appiccicoso, però non trasferisce quasi niente. Lascia 2 o 3 puntini colorati ogni tanto, però non trasferisce tanto buio. Comunque io ho preso un cinsello. Bisogna averlo col mignolo alzato. Buonasera, siamo al giapponese per il Ciao. compleanno del Gianni. Ciao, auguri. Adesso stiamo aspettando che Chi arriva è la Gianni? pappa e il tuo papà. Se non giri mi fai Vabbè, vedere? magari non si vuole far vedere. Auguri. Guarda, comunque adesso aspettiamo che arriva la roba e è un abbiamo tanta... very Very important. No, grazie. Wow. Pensionante, vero? Perché settimana scorsa avevo detto che eravamo andati a cena per la sua pensione. Ah, questo l'ho ordinato io, ma se volete assaggiarlo, assaggiatelo perché è buonissimo. Il mio preferito. Abbiamo creato un mostro. Si sta appassionando al sushi. Tutto ciò la tinta è venuta via. Cioè, tipo, ho le labbra rosse rosse perché ho mangiato le robe calde, però è venuta via la tinta. Vabbè, però ho mangiato tanto, c'è cioè da dire che ce l'ho su da oggi, quindi. Però ho mangiato tanto, sono una cicciona, ho mangiato Sotto... Sottotitolo, sono una cicciona. Buongiorno, sto per andare dalla ginecologa. Sono un po' in ansia, sinceramente. Speriamo che nel frattempo non vengano corrieri o altro. Adesso aspettiamo che tocca a me. Eccoci qua, sono tornata a casa, nel frattempo mi sono preparata il pranzo e ho anche cambiato le chiavi, ho messo lo scualettino che avevo trovato nell'uovo di Pasqua. La situazione è peggiorata, nel senso che ho 2 ovaie policistiche, mi ha prescritto gli integratori, comunque oggi lo vado a comprare e lo inizierò domani. Alla fine sì, stavo rischiando un coagulo, infatti ha detto hai fatto benissimo a non prendere più la pillola, a smetterla. Vabbè. Comunque, aia, mi sono fatta malissimo. Tra l'altro, guardate che Andrea fa: Oh, non ti sei fatta niente. Nei rovi, giocando a Softair, vabbè. In tutto ciò, niente. Oggi vado in paese a piedi, vado a prendere questo integratore, a vedere quanto costa. Lo devo prendere giorno, cioè 2 bustine al giorno, mattina e sera, distanza di 10 ore, un'ora prima di mangiare, fino a luglio. Quindi non ci sono pause come la pillola, devo sempre prenderlo. E mi guardo
di Agent of Shield che è iniziato ieri e me lo sono registrato. Buon pomeriggio, sono appena uscita da casa e sto andando in centro per prendere gli integratori e mi è appena arrivato un pacchetto della serie parte seconda, cose che ho ordinato e manco sapevo di aver ordinato. È una collana con un... ecco, adesso si vede, con una specie di elefante. Sono ritornata a casa e mi sto mangiando i fruttini. C'era l'ananas che ha portato la mamma di Andrea, poi avevo un po' di fragole e un po' di mirtilli, li ho tagliati così senza niente e me li mangio come merendina. Ho fatto l'avena cotta, quella che ho comprato ieri, questa qua. È venuta una merda. Questa qua che sarebbero dei fiocchi d'avena. L'avena cotta, cos'è che dico? E ho provato a farla col latte, questo risultato, cioè praticamente è rimasta separata, non ha fatto la solita pappetta da porridge. Buon pomeriggio, io mi sono truccata, vestita, preparata perché sta arrivando la Roby, non era in programma, ma mi ha chiamato, mi ha chiesto se l'accompagnavo a Gallarate che doveva fare una cosa e mi sono anche lisciata i capelli che come avete visto stamattina erano tipo tutti così. E nel frattempo è arrivato anche Andrea. In tutto ciò ho fatto anche gli stamp alle domande dell'Ask Gloria che voglio fare più tardi, appena rientro. Spero di fare in tempo davvero, più che altro perché dobbiamo uscire con Barry stasera. Che ora? Alle 9, quindi alle 9 dobbiamo essere pronti. Fai il rimpopome? Sì, portami una copertina. Ti porto una copertina, va bene. Siamo al Bottega, stiamo prendendo... Sì, adesso ci andiamo a sedere. Abbiamo preso qualcosa da bere, io ho preso un dolce schifosissimo da bere, la Roby ha infuso freddo in tè. E nel frattempo siamo andati a fare un giro a Gallarate che le doveva fare le sue commissioni. Io tutto ciò non ho ancora filmato il video, però lo filmerò più tardi. Intanto la Barbara mi sta facendo una roba porca. Ma proprio tanto porca. Allora lì dentro c'è del caffè, c'è anche il latte condensato, poi non mi ricordo cosa ha messo, tipo delle cose meringhe, no? Zuppa porri e patate. Quello è il tuo infuso, lo sai? Allora, non sapevamo come chiamare la foto, invece l'abbiamo chiamata with my bar. Tutorial per togliere gli occhiali. Vai. Sì, qua dovete stare attenti perché a volte cadono. Il sorriso e poi li ritirate nella scatola. Esatto. I met my occhial. Li aprite con un gesto sensuale. Esatto. Li girate così. Ho sempre sognato di fare questa mossa. Preferiti del mese. Siamo in ritardo, stiamo per uscire con Barry. Io ho girato l'Ask Gloria, ho girato il cosa c'è nella mia borsa. Però il cosa c'è nella mia borsa è venuto troppo buio perché sto usando la luce naturale adesso ogni volta a farli lì ed era già buio, quindi è venuto tutto bruttissimo. Mi sa che lo rigiro domani con la luce. Mi scazza perché era veramente bello e naturale, ovviamente. Rigirare un video è sempre brutto perché, cioè, l'hai già girato, quindi dici, ma mi sembrava che mancasse qualcosa. E voilà, sono pronta. Andiamo a sentire praticamente il fratello di Barry. Stavo cadendo. Siamo qua col pistacchione aspettando che suona il fratello del pistacchione, ossia di Barry. Io ho fatto il panino. Pistacchione! Ci sgridano. Siete veramente un pubblico di merda. Buon pomeriggio. Oramai è domenica e piove, noi ci siamo presi un gelato. Tra l'altro buonissimo perché io ho preso tiramisù cannolo siciliano e cioccolato extra fondente. Buono. Tu? Yogurt di frutti di bosco e cassata. Sì, cassata siciliana. No, cannolo. Ah? Anche te cassata. No. Buonissimo. Eh? Oddio, è ridicolo. I gatti hanno spaccato l'iPad ad Andrea. Cioè, gli hanno spaccato l'iPad. Qui. Abbiamo preso da fare la pizza. Gloria non la sta più facendo da mesi oramai. Però questa qua era già fatta. Buona, la facciamo stasera. Amore, spruzzi.
Ma sei una spruzzi. Una curiosa spruzzi. Comunque che bello, visto che c'era una volta. E questa era proprio bella. Sta puntata era veramente bella. Ho pianto tanto. E la puntata è la 10 della quinta stagione. Boh, vorrei dire una cagata. Freya, ma dove cazzo stai? No, cade! Che faccia che aveva? Era così, era... patata. Vabbè, adesso io mi rilasso un attimo, metto via la roba. Monto il video di domani e poi dopo cuciniamo la pizza. Io ho fatto la pizza, adesso me la mangio. Mi è un po' bruciata, però mi piace a me. Bella, croccante. Buona? Ciao. Testa sniper. Bontà divina. C'eravamo addormentati sul divano, stavo guardando Chirurgia Estrema e nel frattempo mi era arrivato anche il raffreddore. Mi è arrivato, me l'ha passato Andrea, che è qui che sta dormendo. Amo, sembri in un campo di fiori bianco. Spero che questa settimana non vi abbia annoiato e come sempre vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo weekly vlog. Un bacione, ciao!